Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E siamo arrivati al centesimo video della playlist dell'arte del masteraggio, che ormai è così grossa da essere fondamentalmente inutilizzabile, ed è il caso che io mi ci metta e la riorganizzi un attimo per bene. Ma non è questo il giorno. Questa settimana andiamo invece a chiudere tutto l'argomento di cui abbiamo parlato nell'ultimo mese. Abbiamo parlato dei retroscena dei personaggi, abbiamo parlato delle loro motivazioni, abbiamo parlato di come il party e il master debbano collaborare assieme per creare una storia che prenda a riguardo entrambe le cose. Tutto questo, come ho detto, è propedeutico a quello che arriverà nel finale della stagione. Però diciamo che adesso voi ipoteticamente vi trovate con la storia in una mano, i background dei personaggi nell'altra. Adesso cosa dovete fare? Per prima cosa li dovete leggere. So che sembra una cosa banale, ma voi non sapete quante volte mi è capitato di parlare con dei master per poi scoprire che loro avevano preparato una storia, chiesto il retroscena ai loro giocatori e poi i retroscena erano stati infilati in una cartelletta e mai più considerati per il resto della campagna. Ricordatevi che tra i vostri compiti come master c'è anche quello di controllare la coerenza di eventuali retroscena e una volta che i retroscena vi sono stati presentati, se avete fatto tutti i passaggi correttamente, avete discusso tutto in sessione zero, teoricamente dovrebbero già essere coerenti e la storia dovrebbe adattarvisi. Ma è possibile sbagliare sia per disattenzione che per distrazione. Potrebbero esserci stati dei fraintendimenti tra voi e il party o anche un singolo giocatore del party. Soprattutto ora che avete tutti i retroscena avanti agli occhi, quando li leggete fate sempre un confronto incrociato, perché potrebbe benissimo saltare fuori che una serie di elementi in realtà scollegati presentati dai singoli giocatori siano in realtà collegabili o con delle minime variazioni integrabili l'uno nell'altro. Magari c'è un giocatore che dice che il suo personaggio viene da una città di mare, un altro giocatore che dice che ha prestato servizio come marinaio su una nave e un terzo giocatore che dice che suo nonno faceva il pescatore. In realtà queste tre cose sono state introdotte in maniera casuale dai giocatori, mettiamola così. Però ci sarebbe la possibilità di unire queste cose, per esempio fare in modo che tutti i giocatori vengano dalla stessa città portuale in cui viveva uno, l'altro attraccava con la sua nave e magari viveva il nonno nel terzo. Non è esattamente quello che hanno detto i giocatori nei loro background, però sarebbe proprio il caso che parlaste con loro e gli chiedeste se volessero fare quelle minime variazioni per fare in modo che tutte queste tre cose si riferiscano a un singolo posto all'interno dell'ambientazione. Non date nemmeno per scontato che questi cambiamenti non sia più facile farli alla vostra trama piuttosto che al background dei personaggi. In linea di massima, la soluzione più semplice è sempre la migliore, quindi se per caso vedete che nei retroscena dei vostri personaggi sono presenti tutta una serie di elementi che voi non avevate considerato, molto probabilmente si farà prima a introdurre quegli elementi all'interno della campagna piuttosto che cambiare ogni singolo background. Mantenendo l'esempio di prima dei tre personaggi alla città marinaresca, magari voi non avevate neanche proprio previsto che ci fosse il mare nella mappa della vostra campagna. Però invece di far riscrivere tutti i background togliendo ogni riferimento al mare, fate semplicemente prima a introdurre una costa da qualche parte, introdurre questa città e poi magari fare quel minimo di cambiamenti estetici che serviranno a integrarla nella quest. Magari la prima quest che i giocatori avrebbero dovuto intraprendere sarebbe stato salvare la figlia del sindaco che è stata rapita dai coboldi e portata alla grotta in montagna. Adesso la quest diventerà salvare la figlia del sindaco,
che è stata rapita dai pirati e portata alla grotta lungo la costa. Questo è il cambiamento che richiede lo sforzo minore per essere integrato, di conseguenza è anche la cosa più semplice e più veloce da fare. Ovviamente anche questo dovrebbe essere comunque discusso durante la sessione zero. Qui voglio aprire una parentesi che non è strettamente legata ai background, ma riguarda la sessione zero più in generale. Non sentitevi in dovere di chiudere tutti gli accordi in una singola sessione. La sessione zero è l'insieme degli accordi presi prima di cominciare il gioco, ma non deve fisicamente essere una singola sessione. Nell'ultimo periodo stiamo citando spesso la sessione zero, c'è già un video dedicato, non sto a ripetermi, andate a controllare questo e poi tornate qui se non sapete di cosa sto parlando. È perfettamente lecito che voi finiate la sessione zero, cominciate a produrre il materiale e poi vi accorgiate che le cose potrebbero essere semplicemente più gradevoli, più interessanti per il party se venissero fatte in un altro modo. È perfettamente legittimo che voi riorganizzate un'altra sessione zero, spiegate le cose al party e gli dicete semplicemente che le cose che avevate deciso originariamente potrebbero essere fatte meglio e discutiate su come cambiarle. Teniamo come esempio quello che stavamo facendo sui personaggi della città di mare. Magari inizialmente negli accordi voi avevate detto che questa sarebbe stata una quest sull'andare ad affrontare i draghi, e che questa cosa che i personaggi hanno origini marittime sia una mera coincidenza. Una volta però che ce l'avete davanti agli occhi, potreste pensare che magari ha poco senso a questo punto fare una quest con quei personaggi sull'andare a combattere i draghi. Magari se vengono tutti a una città di mare sarebbe più indicato andare a combattere i pirati o gli uomini pesce, qualcosa del genere. A questo punto potreste riorganizzare la sessione zero e dire ai giocatori: guardate, preferite fare una quest sul combattere i pirati perché i draghi a questo punto c'entrano poco, oppure potreste dire: guardate, se voi ci tenete particolarmente ad andare a combattere i draghi, questi background c'entrano poco, piuttosto questi personaggi li teniamo per un'altra volta, adesso fate dei nuovi personaggi che siano più attinente ad andare a combattere i draghi. Questo potenzialmente potrebbe accadere anche a campagna iniziata, magari avete già iniziato a giocare, avete fatto anche un bel po' di sessioni, ma vi rendete conto che qualcosa non va, i personaggi non vanno bene, la storia non va bene. Interrompete, ridiscutete e decidete tutti assieme se continuare con questa, fare qualcos'altro, cambiare quello che è successo e accordarci sul portare avanti la storia in un altro modo. Ricordatevi, le campagne non finiscono. Tornando in tema, lo abbiamo già detto in maniera abbastanza veloce nel video della scorsa settimana, ma è meglio dedicarci un attimo. Voi potete prendere tutte queste informazioni non direttamente legate al tema centrale della quest che sono presenti sui background dei vostri personaggi e trasformarle in linee narrative minori per la vostra campagna, quelle che vengono normalmente dette le side quest, le quest personali. Questo è da tenere in conto soprattutto se ci sono elementi comuni a più di un personaggio e quindi quella side quest coinvolgerà più giocatori, e in linea di massima è sempre favorevole creare materiale che coinvolga la maggior parte dei giocatori possibile. Sempre mantenendo l'esempio dei nostri personaggi marinareschi, magari a un certo punto ai personaggi sarà richiesto di viaggiare per nave da un luogo all'altro, e la nave su cui viaggeranno potrebbe essere benissimo quella su cui era stato imbarcato uno dei personaggi, e ovviamente essendo loro i personaggi e non avendo mai una vita tranquilla, durante il viaggio succederà qualcosa alla nave e gli avventurieri dovranno risolvere la questione. Non devono ovviamente essere quest vere e proprie, potreste anche usare singoli elementi presi in retroscena per integrarli nel mondo e dare così più profondità all'ambientazione. Magari a un certo punto i giocatori dovranno andare a chiedere informazioni a
il vecchio saggio che era vivo 100 anni fa quando è successo l'evento drammatico. Magari voi avevate previsto un PNG vecchio saggio, ma quel PNG vecchio saggio potrebbe diventare il nonno pescatore che appare nel background di uno dei giocatori. Funzionalmente per voi è indifferente, tanto le informazioni che il PNG darà saranno comunque lo stesso, ma questo creerà un collegamento tra quel PNG e il PG del giocatore, che è già incluso e intrinseco nei personaggi. Anche in questo caso il discorso può essere fatto al contrario. Se voi vedete che nel retroscena di uno dei vostri giocatori è presente qualcosa che è molto simile a qualcos'altro che a voi serve per la campagna, potreste parlare con quel giocatore e chiedergli di fare dei cambiamenti in modo, per esempio, da sostituire il nonno pescatore con il nonno vecchio saggio, o aggiungere che suo nonno era particolarmente saggio, qualcosa del genere. Magari voi avevate già pensato che i personaggi a un certo punto dovranno fare la classica la scorta a un convoglio attraverso una zona pericolosa. Magari aggiungere al background di quel giocatore che la nave su cui lui lavorava portava le merci che vengono fornite proprio a quella carovana che poi le trasporta nell'entroterra. Sono cambiamenti minori al background dei giocatori che non vanno a snaturare il loro personaggio, ma questo gli permette di integrarsi meglio in cose che voi avevate già deciso e magari sono poi funzionali allo svolgimento della storia. Prima di concludere, voglio fare una precisazione perché la ritengo doverosa. Tutto questo di cui abbiamo parlato in questo video, anche nei precedenti, riguarda il caso in cui voi stiate facendo una quest decisamente lunga, molto più probabilmente una campagna che prevede molti archi narrativi, una crescita dei personaggi e un focus sulla loro storia. Questo è il caso in cui lo sviluppo dei personaggi e le loro motivazioni e le loro giustificazioni sono molto importanti. Se voi state lavorando su qualcosa di molto più breve, molto più autocontenuto, una one shot o comunque una singola quest di magari 3 o 4 sessioni, tutto questo non è che non può essere fatto, ma vi allunga enormemente i tempi di lavoro senza che probabilmente ce ne sia un guadagno effettivo in gioco. Un personaggio il cui unico scopo dell'esistenza è quello di entrare in un dungeon, uccidere un po' di persone, poi uscirne e non venire mai più giocato nel corso della vostra esistenza, non ha bisogno niente di più che di un nome per identificarlo e magari un accento bizzarro. Il tempo, sia vostro che dei vostri giocatori, è comunque limitato. Sfruttatelo in maniera intelligente, non perdete tempo con qualcosa che effettivamente non serve. E dato che il tempo è limitato, non sarò io qui a farvene perdere altro, quindi per questa settimana il video lo chiudiamo qui. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nell'area dei commenti qui sotto. Adesso ci sarà qualche settimana. Non so esattamente che video pubblicherò, ma poi cominceremo con l'ultima parte di questa stagione e andremo a parlare di sandbox, che è un argomento che è stato richiesto da molti. Come sempre, però, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. In descrizione al video trovate i link al gruppo Telegram e al server Discord della community. Se volete interagire con gli altri master del gruppo del Master Kai, io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.